tutti amici di TecnoAndroid. Con il Natale è probabile che molti di voi abbiano ricevuto o si siano autoregalati un nuovo smartphone. Per gestire il problema della batteria su uno smartphone Android, ciò che c'è da sapere è che il processo della sua calibrazione deve essere fatto al momento dell'acquisto, quindi al suo primo utilizzo, ma anche quando iniziamo a vedere che la batteria non sta più avendo le stesse prestazioni di una volta. Questo perché la batteria del nostro smartphone Android potrebbe essere ancora al massimo delle sue potenzialità, ma il sistema interpreta male i dati. Ciò vuol dire che la nostra batteria potrebbe risultare visivamente al 100%, ma in realtà quella effettiva potrebbe essere solo al 50%. Con il metodo della calibrazione Android potremo quindi rimettere in assetto la batteria e rimediare qualche altro mese in più. Vediamo allora gli 8 semplici step da eseguire per aumentare l'autonomia della nostra batteria. Come prima cosa dobbiamo utilizzare lo smartphone fino al suo spegnimento in modo tale che non sia possibile più effettuare il boot, cioè l'avvio. A questo punto inseriamo il caricabatterie e lasciamo il telefono in carica fino al 100% con caricabatterie ovviamente attaccato. Dopo che visualizziamo sul display la carica dal 100%, in realtà lasceremo altre 2-3 ore il dispositivo in carica. Trascorso questo tempo, stacchiamo il caricabatterie e lasciamo ancora spento il dispositivo per un 10-15 minuti. Sempre con smartphone spento, ricolleghiamo il cavo del caricabatterie per ulteriori 10-15 minuti. Trascorsi questi minuti potremo accendere il dispositivo sempre con il cavo del caricabatterie attaccato alla presa. A questo punto finalmente potremo staccare il caricabatterie. Se possibile è consigliabile effettuare questa procedura di calibrazione in modalità di ricarica rapida, altrimenti vi porterà via molto molto tempo, anche se pur di recuperare un po' di autonomia ci armiamo di buona pazienza e completiamo tutti questi step. Un altro consiglio è quello di effettuare una calibrazione della batteria Android una volta al mese, in modo da evitare il progressivo deterioramento delle celle e vari ed eventuali dati falsati. Resta il fatto che la scarica completa, cioè quella che non vi permette di riavviare lo smartphone, dovrà essere effettuata possibilmente solo quella volta al mese in cui dovete fare la calibrazione della batteria. In tutti gli altri casi, di solito, è consigliabile tenere la batteria sempre nel range che va tra il 20 e l'80% di autonomia. In questo modo, con queste semplici ma utilissime informazioni, l'autonomia del vostro smartphone durerà un po' di più. Per rileggere bene tutti gli step trovate il link dell'articolo completo in descrizione e nel frattempo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!